come a Gioiosa Marea, e infatti stiamo proprio parlando del Carnevale del Murgo, 65esima edizione, e l'appuntamento già partito con la tradizionale racchia domenica 2 febbraio. Abbiamo il piacere di avere con noi il vicepresidente del Consiglio Comunale del Comune di Gioiosa Marea, nonché componente del comitato organizzatore, Daniela Spinella. Ciao Daniela, grazie buongiorno. Per essere con noi questa mattina. Buongiorno Franco, grazie a te allora. Per avermi invitata, e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie. Parliamo subito del Carnevale, chiaramente ricordiamo che domani lo farai adesso subito tu, ci sarà la grande festa del Murgo. A te la parola, sei liberissima di dire tutto quello che vuoi. Grazie, ti ringrazio per avermi concesso questo momento. E allora, Gioiosa Marea, il Carnevale, sappiamo bene, è una tradizione molto ben consolidata, che si rinnova ormai da svariati decenni. Come tu hai giustamente ricordato, siamo già alla 65esima edizione di questo Carnevale del Murgo 2014. Per i gioiosani questo è un periodo importantissimo, no? Che tutti attendiamo con grande trepidazione, perché la goliardia, il piacere del sano divertimento, la voglia di divertire gli altri sono tutte caratteristiche intrinseche della nostra gioiosanità, come noi amiamo chiamarla. E quest'anno, malgrado le difficoltà e le ristrettezze in cui versano tutti i comuni e in particolare quelli siciliani, siamo riusciti con grande soddisfazione ad allestire un calendario molto divertente che speriamo possa, ecco, entusiasmare i nostri visitatori. Come hai detto bene in premessa, noi abbiamo iniziato con il nostro carnevale domenica 2 febbraio con la racchia, che è un gruppo spontaneo d'apertura del carnevale, un'orchestrina simpatica, un po' strampalata, che si aggira per le strade del paese richiamando con musica, balli e canti e la gente, per poi radunarla in piazza, dove quest'anno, per il primo anno, si è avuta la degustazione di una zuppa di fave molto particolare che è risultata molto gradita. Come dicevi bene, domenica 16 febbraio, cioè domani, a partire dalle ore 16, avremo la grande festa del Murgo, la seconda edizione di questa sagra. Di che cosa si tratta? Il Murgo è una tipica maschera gioiosana che ha, diciamo, origini piuttosto antiche, è stata importata dall'Argentina ed è il maestro di musica che dirige l'orchestrina simpatica, allegra, colorata, che durante il carnevale si aggira appunto per le strade portando allegria tra tutti i gioiosani. Ed ecco che questa maschera ha ispirato dei prodotti enogastronomici che sono tutti firmati il Murgo, quindi ci sarà la possibilità di degustare vini, primi piatti, panini, arancini, pizze, dolci, aperitivi, tutti elaborati dagli imprenditori locali che si sono appunto ispirati a questa maschera. Quindi domani non solo sarà possibile avere musica, ballo in piazza, giochi per bambini, ma soprattutto, ecco, ci sarà la vetrina e la degustazione di tutti questi prodotti che noi intendiamo promozionare e far conoscere ad un pubblico sempre più vasto. Quindi vi invito tutti quanti, anche tu Franco, ci farebbe molto piacere se tu volessi grazie, essere presente. Grazie, però credo di non poter essere presente, purtroppo perché ho altri impegni. Comunque. Quindi... comunque sicuramente sarò presente qualche dalle giorno. Dalle 16 in poi, con un primo momento per i bambini, dopodiché ci dedicheremo alla degustazione di questi fantastici prodotti. Dopodiché nel nostro calendario abbiamo anche le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. La prima di queste sfilate si terrà domenica 23 febbraio, che è la penultima domenica di carnevale, seguita dalle altre due sfilate del giovedì grasso 27 febbraio, che peraltro sarà in notturna a partire dalle ore 18, e la gran conclusione del carnevale è martedì 4 marzo alle 15. Mentre nella nostra più popolosa contrada, che è San Giorgio, la sfilata dei carri si terrà lunedì 3 marzo. E in questo cartellone, diciamo, noi non abbiamo dimenticato nessuna fascia di età, perché abbiamo anche una giornata interamente dedicata alle persone della terza età. Infatti venerdì 28 febbraio, a partire dalle ore 18 in auditorium, avremo il Carnevale senza età, ne facciamo una ballata, curata dall'Associazione Giovane Gioiosa, dedicata appunto alle persone che magari non hanno possibilità di uscire alla sera e quindi durata il primo pomeriggio a questa festa
in loro onore. E poi domenica 2 marzo, Gran Carnevale dei Bambini, Baby Carnival, anche qui saremo in auditorium a partire dalle 16.30 con musica, giochi, danze, favolose merende per questi bambini, insomma non abbiamo dimenticato nessuno. Dopodiché ci sono le serate danzanti, no? Quelle che tutti aspettano, che i ragazzi aspettano, ma anche le famiglie, a partire da questa sera e anche il 22 e il 27 febbraio, e dopo 1, 2, 3 e 4 marzo saremo in auditorium comunale a partire dalle ore 23. Vi aspettiamo numerosi per divertirci, per stare insieme con le nostre famiglie, con i nostri amici, e per fare in modo che questo carnevale scacci un po' questi brutti pensieri di crisi che ci portiamo a casa.